Dall'erosione della costa al degrado dell'area, il Comitato Le Brecce torna a segnalare il completo abbandono dell'ex pista dei go-kart. Costi alle stelle, peste suine e fauna selvatica, l'allarme degli agricoltori del centro Italia scesi in piazza in provincia di Livorno per la terza volta in 3 mesi. Fondo anticrisi, il comune di Pesaro stanzia 340.000 euro contro il caro energia, al via le domande dal 22 aprile, ha aumentato il valore ISEE per aiutare più famiglie a pagare le utenze domestiche. Mercato delle auto, peggiora il calo della domanda, ma alcuni marchi vanno in controtendenza. GPL va per la maggiore, i rivenditori sono fiduciosi nella ripresa anche grazie ai nuovi incentivi del governo. Nuova recinzione, panchine e manto sintetico per il campo da calcio del Vallato a Fanno. L'assessore Brunori annuncia anche interventi nell'impianto sportivo di Sant'Orso e i lavori entro la fine dell'anno. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la protesta del comitato Le Brecce che da anni segnala il degrado dell'ex pista dei go-kart a Sassonia di Fano, un'area lasciata all'abbandono che necessita non solo di scogliere, ma a protezione della costa, ma anche maggior decoro. È un appello rivolto ai politici locali e non solo, quello lanciato dal Comitato Le Brecce che ormai da anni si batte per chiedere una manutenzione di quest'area a sud di Sassonia di Fano. Tante nel tempo le promesse fatte dagli amministratori che hanno eseguito sopralluoghi e presentato progetti, poi cestinati o in ogni caso non andati a buon fine. Ora si spera almeno nelle scogliere. Infatti nei giorni scorsi l'assessore regionale alla difesa della costa, Stefano Aguzzi, aveva annunciato l'innalzamento di quelle soffolte grazie a un finanziamento statale di 500.000 euro, un intervento che andrebbe a risolvere uno dei tanti problemi che affliggono questa zona dell'ex poligono ed ex pista dei go-kart. Quest'area qui è stata vincolata dalla sovrintendenza perché qui è un sito del poligono militare che è stato acquistato dal comune di Fano e nel 2006, così visto la nuova legge ambientale del 2004, hanno ritenuto opportuno che questo sito, questo luogo, diventasse un monumento storico. Ma io, vedete voi insomma le condizioni, poi a parte il discorso della montagnola, di questi muri che stanno riemergendo, ma tutta l'area, compresa diciamo, il capannone e quei muraglioni lì chiamati le quinte, che attuira diciamo così, tutto il poligono. È un'assurdità perché non si capisce, purtroppo quest'area rimane in queste condizioni. Ma il danno maggiore, ha proseguito Ginesi, deriva dall'erosione della costa e fino ad oggi si è cercato solo di tamponare inutilmente il problema. Delle spese inutili per i cittadini. Pensate che la montagnola un paio di anni fa hanno speso 40.000 euro per mettere una specie di rete così di protezione ed è prevista ancora tuttora un altro progetto di 185.000 euro, io naturalmente questi dati li prendo dagli articoli di giornale, per la protezione di questa montagnola, ma non ha senso se non vengono rialzate le scogliere. Oltre alla difesa della costa, ha ricordato Ginesi, tempo fa si pensava addirittura di trasformare questa zona in un'area di svago, ma così non è stato, esattamente come per la famosa strada delle barche, per la quale si sono susseguiti diversi problemi. Era una struttura che ci permetteva poi di sistemare la zona. Purtroppo è nato un contenzioso tra, io lo chiamo tra lo Stato e lo Stato, perché tra la sovrintendenza delle belle arti e il comune di Fano. Noi cittadini queste cose non riusciamo a capirle, anche perché si spendono i soldi inutilmente, addirittura sono arrivati al TAR per chiarire, per vedere un po' questa situazione. Mi sembra una cosa abbastanza assurda, insomma, che succeda questo, ecco, che dei soldi dei cittadini vengono spesi così inutilmente. Lei che è residente, come giudica quest'area? No, io il grande degrado che vediamo, stiamo vedendo un degrado enorme, avevamo fatto la richiesta perché continueremo a farla per trasformare l'area in un parco pubblico, in un qualcosa
perché per me potrebbe diventare un'area come una piccola baia Flaminia, che farebbe invidia a parecchia gente. In più sto parlando anche a nome di altri cittadini, di diversi cittadini che sono qui residenti, il problema dell'inquinamento acustico all'estate e gli scarichi, specialmente scarichi di tutti i generi, rifiuti ma anche altro. E lei invece abita qua da poco tempo? Io abito qui dalla fine del 2016, sono fanese, prima abitavo a Rosciano, e mentre lassù il quartiere viene gestito completamente dai residenti e quindi viene tenuto abbastanza bene, il comune ha lasciato praticamente la gestione del quartiere a Rosciano, e qua giù c'è praticamente un discorso di abbandono completo, cioè inutile proteggere una montagnola come hanno fatto quando di fronte le scogliere non vengono fatte per destinarle, quei soldi destinati a queste scogliere destinati ad altre zone, non ha senso, non si può abbandonare dei tratti perché ne va a discapito dell'intero litorale. Iniziamo Ponte Sasso quando non abbiamo ancora finito Fano. Tutta la zona qua è in degrado completo. La zona Baia Metauro, io ci abito da poco, ma nell'arco degli anni è sempre peggio. Ho visto delle foto anche io tempo fa, anni fa, quanto è l'anno scorso, mi sa che l'hanno fatto lo scolmatore o l'altro anno, non mi ricordo bene, e dove viene giù acqua putrida quando piove, no? Allora voglio dire, perché questa zona la vuoi portare proprio al degrado sempre di più anziché migliorarla? Cioè fai gli scolmatori, le scogliere non le fai, la zona go-kart lasciata all'abbandono, le strade che sono pietose, i parcheggi che non vengono fatti, c'è una zona laggiù stupenda per quanto riguarda i bagnini, no? Tutta la zona di spiaggia, così è stupenda, sarebbe la zona migliore di Fano come strutture, no? E invece viene lasciato completamente così all'abbandono. Bisogna darsi una regolata, voglio dire, insomma, facciamo le cose, facciamole bene, facciamone poche, ma facciamole bene. E problemi non solo al mare ma anche in campagna. Oggi infatti centinaia di agricoltori del centro Italia si sono dati appuntamento a Venturina Terme in provincia di Livorno per una grande mobilitazione. Ne parliamo con Sabina Pesci, presidente provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino, che dovremmo avere al telefono. Buonasera Sabina. Buonasera Simona. Quella di oggi è stata la terza manifestazione in 3 mesi, la crisi economica ha colpito anche le imprese agricole. Quali sono le difficoltà? Beh, questa terza manifestazione del centro è volta a comunicare alle istituzioni e ai governi il ruolo dell'agricoltura con le problematiche che ha. Tutta la società si è resa conto che l'agricoltura ha un ruolo fondamentale nell'economia e la guerra ce lo ha dimostrato. Il caro prezzi ci costringe a produrre con costi raddoppiati o triplicati, senza avere la certezza del prezzo finale a cui saranno venduti. Per il caro carburante chiediamo un'ulteriore revisione sulla riduzione delle accise, pertanto portando il costo del carburante ad un livello sopportabile dalle aziende agricole. Gli aumenti del pane e della pasta, tanto discussi dai media, non devono essere attribuiti solo a noi agricoltori, perché gli aumenti del grano incidono solo di qualche punto percentuale sul costo, mentre il vero aumento è dato da altro, dall'energia e dalle speculazioni varie. Quindi ecco, costi e aumenti che ricadono sulle vostre aziende, ma che poi si ripercuotono anche sui consumatori inevitabilmente. Sì, infatti noi, come ho detto, non abbiamo la certezza del prezzo finale a cui potremo vendere i nostri prodotti. Tra i temi al centro del sit-in anche quello della fauna selvatica, a cui si è aggiunta la preoccupazione per la peste suina. Qual è la situazione e che cosa chiedete? Beh, la maggior parte degli agricoltori subisce dei danni dalla fauna selvatica, in quanto non c'è più l'equilibrio di supportabilità sul territorio. E per questa problematica abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio e ai ministri competenti di nominare un commissario ad acta con poteri straordinari ed individuato nei presidenti delle giunte regionali, appunto per intervenire nei bisogni del locale. Insomma, delle vere emergenze, sarete pronti a scendere nuovamente in piazza se ce ne fosse bisogno? Siamo pronti, sì. Grazie Sabina Pesci, presidente della CIA di Pesaro e Urbino. Buona serata.
E si ampliano i destinatari del fondo anticrisi del Comune di Pesaro, che per il 2022 stanzia più di 340.000 euro come contributo, una tantum rivolto alle famiglie colpite dalla crisi occupazionale per sostenerle nelle spese per le utenze domestiche, quindi luce, acqua e gas. È un'azione concreta, ha detto il sindaco Matteo Ricci. L'emergenza numero uno è l'inflazione, aggravata anche dalla guerra in Ucraina. Una ricaduta che mette a dura prova le famiglie, le imprese e i comuni che rischiano di non farcela, perché l'impatto della crisi energetica è devastante, ha detto. Basti pensare al costo dell'illuminazione pubblica aumentato del 35%. Con il fondo anticrisi, ha poi spiegato l'assessore alla solidarietà, vogliamo intercettare quella fascia grigia della popolazione, composta da centinaia di famiglie che non usufruiscono delle altre misure di sostegno previste dai servizi sociali. Diversi requisiti richiesti, come l'ISEE inferiore ai 20.000 euro e un patrimonio mobiliare inferiore a 50.000 euro. Inoltre dovranno essere presentate le ricevute del pagamento delle bollette del periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Le domande dovranno essere inviate in modalità telematica sul sito del Comune dalle ore 9 del 22 aprile alle ore 13 del 23 maggio. E adesso parliamo del mercato automobilistico in Italia. Se da una parte si registra un crollo delle immatricolazioni, dall'altra si spera nella ripresa del settore anche grazie ai nuovi incentivi previsti dal governo. Il via libera è arrivato. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM che ridisegna e finanzia i contributi per l'acquisto di nuove vetture. Ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una misura necessaria per sostenere un settore in difficoltà, colpito prima dalla pandemia e poi dalla crisi dei chip. Di recente invece dal lockdown in Cina e dalle difficoltà nell'approvvigionamento delle componenti a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Tutti fattori che stanno mettendo in crisi l'industria automobilistica. A marzo, stando ai dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate di circa 119.000 unità, in calo del 29,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il declino, però, è legato anche a una minor fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macroeconomica, del rincaro delle bollette e dei carburanti, tant'è che sono sempre più lontani anche i livelli pre-Covid. Rispetto a marzo 2019, la flessione del 37,9%. In questo momento è molto bloccato anche per il fatto che sono stati messo in circolazione la voce dei prossimi incentivi che dovrebbero essere imminenti, però il cliente aspetta e dal primo maggio, almeno per quello che sono informato io, dovrebbero ripartire gli incentivi su queste benedette vetture che abbiano poi, sono tre fasce ben distinte, c'è l'elettrico, l'ibrido e ci sono le vetture poi normali, quelle che hanno fino a 135 grammi di CO, questo è importante. C'è una novità quest'anno che la vettura elettrica o la vettura a combustione devono avere delle fasce di prezzo, non superarle per poter usufruire degli incentivi, sempre la vettura oltre 10 anni di vita, di proprietà del nucleo familiare da almeno 12 mesi. Questo è. Per quanto invece riguarda le vendite di auto a diesel, benzina, elettrica? Allora, il diesel si è fermato molto, anche se con l'ultimo aumento che c'è stato dei carburanti, quello che si è bloccato molto è il metano, per il fatto che è assurdo quello che è successo, che da un euro al chilo siamo passati fino a 3,50 euro. E lì si è fermato e il metano era l'alternativa al diesel in questi ultimi periodi. Il diesel la gente ha paura anche perché c'è sempre il discorso che prima o poi si deve smettere di produrre diesel. Con l'elettrico puro ancora non siamo pronti con tutte le colonnine che magari richiede il cliente. Va discretamente bene, anzi direi bene, l'ibrido e va bene il GPL. Inoltre, sempre secondo i dati forniti dal Ministero, molti marchi hanno subito un calo drastico delle vendite, solo pochi vanno in controtendenza. Però soprattutto DR, che sta facendo veramente molto molto bene, pensate solo che in tre mesi abbiamo già fatto il 50% di quello che si è fatto nell'anno solare 2021.
I tempi di consegna siamo dal pronto consegna ai 60 giorni, ma soprattutto sono vetture full optional di serie, non si deve aggiungere niente e sono, perciò arrivi, il prezzo è chiaro. Che cosa auspicate per i prossimi mesi? Beh, adesso con il maggio che arriverà ci auguriamo che, a parte il sole che maggio ci porta, e ci porti il sole anche dentro le concessionarie, di rivedere molta più gente e che si definiscono queste vendite che al momento sono un po' bloccate. Un prodotto che manca in questo momento è l'usato. L'usato sta andando molto bene, ma non si trova e i prezzi sono saliti tanto. La gente entra poco, aspetta che arrivano gli incentivi. Avremo un nuovo prodotto a breve, sarà la nostra Miraglia, sempre 1.5 turbo, benzina GPL, solo con cambio automatico CVT a 9 rapporti. C'è già molta attesa, speriamo che ci dia dei risultati molto interessanti. Nelle Marche si amplia la rete delle elisuperfici, questo grazie al rinnovo del protocollo d'intesa, il cui testo è stato approvato dalla Giunta regionale per implementare e gestire i luoghi di atterraggio. Verranno compresi così anche i siti non convenzionali, come i campi sportivi. Attualmente, ha dichiarato l'assessore Filippo Saltamartini, disponiamo di 2 elicotteri che devono garantire la tempestività del soccorso in situazioni estreme per persone che devono essere trasportate all'ospedale Torrette di Ancona. Ad oggi abbiamo 35 elisuperfici, alcune già operative, ha detto, e omologate al volo notturno, altre ancora in fase di realizzazione. Saltamartini ha poi ricordato la costruzione di altre 4 elisuperfici a Carpegna, Apecchio, Urbino e Monte San Giusto. Anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni. Un reporter di strada denuncia i lavori malfatti in via Flaminia Culcurano di Fanno, all'incrocio con via della scuola. Perché questa indecenza, chiede il telespettatore? Altre foto ci sono arrivate dai parcheggi adiacenti ai vari negozi di Bellocchi di Fano. Chi controlla l'igiene e il decoro, chiede un altro reporter, il comune o gli esercenti? Qui sembra che tutto sia lasciato all'abbandono, occorrono soluzioni semplici ed efficaci. Rimaniamo a Fano, ma per parlare dei lavori che verranno eseguiti in 2 impianti sportivi, al Vallato e a Sant'Orso. Il servizio di Filippo Pucci. Un nuovo volto per il campo sportivo Vittorio Del Curto, da sempre gestito dalla CSI Delfino nel quartiere del Vallato di Fano. Per un importo di 500.000 euro i lavori riguarderanno diversi punti dell'area gioco, la messa in sicurezza e a norma di tutti quei parametri richiesti per gli impianti sportivi e un nuovo fondo per consentire ai ragazzi di giocare in tranquillità durante le partite. Prosegue quello che è l'impegno che con l'assessore Fanesi come amministrazione ci stiamo prendendo proprio per la valorizzazione di quelli che sono gli impianti sportivi. La riqualificazione del campo del Vallato è sicuramente un intervento necessario per tutto quello che è il campo sintetico ammalorato che va sostituito. Si tratta di un intervento che prevede la sostituzione di un manto in sintetico con una leggera restrizione da ambo le parti, ma che sia nel rispetto dell'omologazione della Lega dei Dilettanti, per cui per essere proprio a norma e affini a quello che poi è naturalmente il perimetro di controllo. Dopodiché avremo una sostituzione anche di una parte della recinzione che è quella rivolta alla strada e le panchine, quelle dove appunto gli atleti poi sostano in attesa di entrare in campo. La rete che tutt'oggi costeggia via Papiria verrà dunque sostituita con una nuova rispondente alle vigenti normative e dall'altezza di 250 centimetri. Altre modifiche invece saranno apportate anche all'impianto di irrigazione. Ma gli interventi non finiscono qui. Detto questo, è una riqualificazione significativa di un polo attrattivo della città, proprio perché ci teniamo veramente alla valorizzazione di quelli che sono poi i centri sportivi, quindi il nostro impegno continua. E proprio questa settimana concluderemo di dare l'incarico per quanto riguarda anche il sintetico che si realizzerà a Sant'Orso, porteremo una variazione di bilancio nell'ordine dei lavori nel campo intermedio, che anche questo verrà realizzato entro fine anno. Ecco, mi sento di dire che sicuramente che questo sarà un intervento che potranno fruirne
tutti i ragazzi della città, ma anche le loro famiglie, perché mi rendo conto che ogni volta che portiamo i nostri figli a fare attività sportiva, nel momento in cui sappiamo che sono in un impianto in sicurezza che può rendere al meglio le loro possibilità, siamo più felici anche noi. Ed è qua il cartello dei nostri sostenitori. Questa sera ringraziamo Anna Maria Mazzieri e Anna Mariani. Grazie di cuore, tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato a una nota azienda agricola che ha aperto a Fano un nuovo punto vendita. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, domattina Massimo Foghetti alle ore 7 in diretta leggerà i quotidiani insieme a voi. Arrivederci.